Bella a tutti, regà. Come va? Spero bene. Siamo online, sì, esattamente. E niente, riprendiamo da dove abbiamo lasciato la volta scorsa, che abbiamo battuto Electro e Ok, Avvoltoio. ora dovrei E devo pensare a andare da Scorpion. zia. È dall'incendio che non vado a trovare Zia zia May. May. Posso concedermi una veloce sosta al Fiste? Possiamo lottare o, attenzione, fare un barbecue? No, no! Labor. No, Marta. Ok. Fa freddino fuori. Meglio entrare. Ce lo facciamo a sto coso così. Non indugiamo oltre. MJ, sono nel secondo posto. Ci credi che i demoni indossano la maschera in ogni momento? Deve essere un casino per loro distinguersi alle riunioni di lavoro. Cerco di capire cosa combinano mentre gli metti i bastoni tra le ruote. Sicuro. Sicuro. Rapido in dolore. Mi ha sgamato perché ho sbagliato, porca miseria. Era lui comunque, vabbè. Cambio di turno? Meglio! I okay, vostri colleghi andiamo non si sono rivelati più tranquilli all'altezza! adesso. Peter, in quell'azienda dovrebbero produrre mobili artigianali. A me sembrano armi illegali, a essere sincero. E non voglio sconvolgerti, ma non sembrano artigianali. Gli assassini se ne resteranno molto, molto deludi. Ehi! Non voglio dire che mi avete stancato, ma... No! In effetti mi avete proprio stancato! Altri demoni! Ok, e se risolvessimo tutto con una gara di Ruzzi? Magari. Ok. Dai, è stato rapido e indolore, ragazzi. MJ, chiama la polizia. Il posto è sicuro.
Ottimo lavoro. Togliere le armi dalle strade è sempre positivo. Ok. Abbiamo un nuovo costume pure. Cazzo figo questo. Allora, cosa ci manca come costume? Ok, ciao a te che ti sei collegato. Ok, allora andiamo da zia May. Capolavoro. Ok. Ehi, MJ. Senti, avrei una questione etica piuttosto spinosa. Ehi, hey, ciao, Jambu. Allora, com'è? Oh, wow, Pete. Ti riferisci a Otto? È così evidente. Beh, sì, ed è anche comprensibile. Il lato generoso e di sani principi vorrebbe dirti mai. I veri amici non si arrendono di fronte a nulla, ma... dopo quello che ha fatto Otto... non lo so, Pete. Forse devi solo capire se l'Otto Octavius che conoscevi esiste ancora. O se è mai esistito, in effetti. Già. Beh, grazie, MJ. Devo ancora metabolizzare la questione. Chiamami quando vuoi, Pete. Io ci sono sempre. Dai, dai, mi fa piacere. Ok. Questa va qui. Finché non torna Miles, dobbiamo accertarci che nessuno soffra la fame. Oh, Peter, che bello vederti. Come stai? Tutto bene? Tutto a posto, zia May. Come procede? Bene, ma c'è molto da fare. Oh, lascia che ti... tutto bene. Ehi, attenta. Sto bene. Covid. Non sei stata tu a insegnarmi ad accettare che siamo esseri umani come tutti gli altri. Tu e Ben. Sempre pronti a usare... Oh, gli orecchini come miei questa. Sto bene, Peter. Non è nulla di grave. Con le palline, come miei. Non può aiutarti? Ah, lo sta facendo. È andato a recuperare dei medicinali al centro accoglienza. Incredibile quanto finiscano velocemente gli antibiotici. D'accordo. Tu prenditi una pausa. Qui ci penso io e dopo andrò a cercare Miles. Affare fatto? Affare fatto. Brava vecchia. Il mio orgoglio dovrà farsene una ragione. Andiamo, Miles, rispondi. Non posso preoccuparmi anche di te. Faccina con la crime di gioia. Zitto, zitto. Una passeggiata, certo. Come ha fatto un gruppo di detenuti a combinare questo? Sembra sia passato un bulldozer esplosivo. Ciao a te che ti sei collegato. Posso rinunciare. Al Fist servono gli antibiotici. Sentito che rumore la sua testa quando il gigante l'ha colpito. Come un insetto contro un parabrezza. L'ho sentito. Meglio muoversi. Dai. Potrei scavalcare quel muro. Quelli nella tenda sono medicinali. Ok. Forse è fatta. Hai visto quando è passato di qui? Bende, un animale. Iodio. Niente antibiotici. Devo cercare ancora. Sgamato in pieno. Sgamato in pieno, vabbè. Nella tenda sono medicinali. Forse è fatta. Sarò troppo lento io. Bende,
di odio, niente antibiotici. Devo cercare ancora. Chi è? No. Non hai preso, dai. Lì nella tenda sono medicinali. Forse è fatta. Band di odio, niente antibiotici. Ragazzi, ma non riesci a prendere l'allarme? Lì nella tenda sono medicinali. Forse è fat band di odio, niente antibiotici. Devo cercare ancora. Hai visto quando è passato di qui? Quel tipo è un animale. Lo so. Voi due, venite qui. Ok, ok, arriviamo. No, ma dai, ma siamo seri? Lì nella tenda sono medicinali. Forse è band di odio, niente antibiotici. Devo cercare ancora. No, no, di qua. Hai visto quando è passato di qui? Quel tipo è un animale. Lo so. Voi due, venite qui. Ok, ok, arrivo. Altre scorte. Ma devo aggirare quegli uomini. Vai. Perché vai, vai, vai. I criminali hanno preso di mira i centri accoglienza. No, ho sbagliato. Che razza di esibizione sono? Ma fin tanto che ci lasciano tenere il bottino, non mi va. E va là! Esatto. Questa roba varrà una cifra niente male sul mercato nero. Dai, scappiamo ancora. Dai, 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 dai. Un paio di kit medici, ma niente antibiotici. Devono esserci. Fanno per dividersi le scorte. Spero non vogliano fallire. Devo evitare il cecchino. Ho sentito. Ehi, cos'è stato? Ok. Dai. Ok. Altre scorte. Avanti, cassa, non deludermi. No, non ti ha deluso. Amoxicillina. Perfetto. Però ce l'hai, no? Che razza di armadio. Quello deve essere il bulldozer. Il programma dei rifornimenti. Ora! Yaskazal! Signori, chiedo venia. Scorpion. Il mio partner è... sgraziato. Non comprende le sottigliezze dell'arte persuasoria. Guardate che fu collegato. Ne avrei fatto a meno. Fem. Cos'è? Controlla. Vai. Stacco Tony. Buon proseguimento. Oh, ciao Gian, grazie. Mi ha fatto piacere che sei passato. Ciao a te che ti sei collegato. Chiunque tu sia, esci fuori. Ho tempo da perdere. Quel tu. Ti divertono i giochi di luce, eh? Io mi divertirò con la tua faccia. Vieni. Opla là. E prometto di non schiacciarti. Ti prego, sì. Non vedermi, ti prego, non vedermi. Dove sei? No, ecco il cazzo che esco. Mo posso uscire forse. No. È finita, sì, mica sei morto. Non c'è altra via, devo superarlo. Vieni fuori! Aspetta... Subito!
Dai. Ok, dai, saliamo su. Ciao, te che ti sei collegato. E qua non ci può sgamare. Troppo poco. Devo andarmene. L'uscita non può essere lontana. Ora basta giocare. Finito. Oh cavolo. Devo trovare un'uscita. Ovviamente usciamo da qua. Basta nasconderci. Se riuscissi a salire in su. Quando ti troverò, ti schiaccerò. Lì, quel container è la mia via d'uscita. Vuoi sfuggirmi? Guarda, ustia, l'hai proprio schiacciata, Miles. Basta nasconderci. Se riuscissi a salire in su. Quando ti troverò, ti schiaccerò. Lì, quel container è la mia via d'uscita. Vuoi sfuggirmi? No, mi ha sgamato. Basta nasconderci. Se riuscissi a salire in su. Quando ti troverò, ti schiaccerò. Lì, quel container è la mia via d'uscita. Vuoi sfuggirmi? Guarda, mo si gira. Devo fare in modo che liberi l'uscita. Vai. Via. No, non ti ha sgamato. Come nascondino! Io odio nascondino! Sì, tu stai là dietro, ma te la può sfondare la parete. Ora non mi resta che avvisare May. Lasciami! Molla il portafogli! Aiuto! Dai, Miles. Lasciatelo stare! Grave errore, ragazzino. Non potete comportarvi così! Ah, sì? E chi lo dice? Ok, fianchi dritti. Che diavolo dice? Tra un attimo non dirà più niente. Dai. Wow. Sei in coda? Nah, sto bene così. Lo lasci lì. Bell'amico di merda. Sei in coda? Devo migliorare il mio repertorio. Decisamente. Miles, ehi, ti stavo cercando, tutto bene? Ehi, sì, non ti arrabbiare. Ma ho un po' di cose da dirti. Lavoro eccellente, Miles. Resta nei pressi del pist. Se le cose si mettono male, i detenuti potrebbero prenderlo di mira. Sì, d'accordo. Se dovesse succedere qualcosa, sarai il primo a saperlo. Ottimo. Grazie, Miles. Abbiamo un po' di punti abilità. Yuri, ho capito il piano di Rhino. Attaccare i centri accoglienza Oscorp. Credo di sapere qual è il suo obiettivo attuale. Da Harlem arrivano segnalazioni di una sorta di terremoto. Tipico di lui. Vado subito. Tu come te la passi? Stanco, ma tengo duro.
Andrà tutto come deve. Abbi fede. Allora, possiamo fare un po' di abilità. Facciamo questa. Beh, forse mi sa che ce la facciamo due. No. Tutte no, però. Questo ci sta. Abbiamo un sacco di cose comunque. Addobbaglio. Ok. I poliziotti sono nei guai. Devo aiutarli. I poliziotti dicono di amarti, ma poi ti spezzano il cuore. Sono gli altri. Ah, non ho fatto in tempo. Serata romantica. E veloce, non perdetelo di vista. Stiamo alla tua soglia del dolore. Eccolo lui, forse.
Buona. Non vedo la città in queste condizioni da... beh, da mai. Qui comando Sable, situazione attuale al presidio di Ansonia. Roger, comando, qui amici Foxtrot, nessun segno di Spider. Sono lusingato, ma riferite a Semper Sable, che la vedo come un'amica. Corretta neutralizzata, uso le armi leggere. Attenzione! Due uomini a terra. Eh sì, c'è stato, dai. Si tratta di... sono colpito dall'affetto che vi lega. Farò in modo di farvi assegnare allo stesso braccio. Forza, liberateli. Servono rinforzi. E la mia collezione è completa. Che carini, provano a salvare i loro amici. Ma non abbastanza carini da non prenderli a pugni. Si è vicina al suo obiettivo. Devo chiudere questa storia in fretta. Qui è pieno di gente di Wall Street. Un'ottima riserva di caccia. Ecco qua. Per lei è un ambiente familiare. E questo mi fornisce un'idea su come catturarla. Proviamo un po' uno zaino. Allerta, degli invasi stanno rubando le scorte di emergenza. Tutti a Morningside Heights. Sempre più ascoltatori sostengono che la... pare che Fisk si sia arricchito con queste spezie. Per carità, sono buone, ma nulla di eccezionale. Fatti una dormita. La città è... no! Attenzione! Sì. Non muoverti, bastardo. Le parole, mi dissocio. Se gli evasi fossero più scaltri, dovrei preoccuparmi. Ok, sono preoccupato. Ok, ho visitato il vostro sito e non dice da nessuna parte: peggioriamo le situazioni critiche.
Se questo ha fatto male. Immagino che la mia fedina penale non sia esattamente il massimo al momento. Non lascerò che la Sable tormenti degli innocenti. Dai. Ok, andiamo. Sable sta perdendo il controllo. Rastrellare i civili sarà stato... Ha interrotto, cavolo. Vabbè. Eccolo qua, Rhino. Della mia taglia. Sì. Oh. Allora magari ne parliamo? Rhino, spiegami questa alleanza. Non eri un solitario? Conta solo il fine, Falk. Il fine giustifica i mezzi. E quale fine giustifica questi mezzi? La libertà, quella vera. Basta costume, basta con Rhino. Ah, mi piaceva il tuo costume. La personalità. Dovresti ringraziare. Senza costume, sono meno pericoloso. No. Sempre solita animazione. I nostri scambi di battute tra un pugno e l'altro. Quasi mi dispiace doverti sfondare. Ok. Ok, Rhino. Ora basta. Ecco Scorp, basta. Mai fidarsi di un bambinone di 8 tonnellate. Ora ci penso io. Scorpi, ti adoro, ma intromettersi è da maleducati. Come avresti fatto? Ha già un nome? I terribili sei? Quella sporca mezza dozzina? Che ne dici di i sei che hanno ucciso Spider-Man per farne un tappeto? Guarda, ti prego, un nome ridicolo.
idiota! Prendilo! Vieni ad aiutarmi, Durak! Ragazzi, non litigate! Posso giocare con tutti! Si farà togliere il costume. A te, Octavius, cosa ha promesso, Scorpion? Garga non ha ideali. Faccherei la faccia a Spider-Man anche gratis. I soldi sono mancia. Ancora bloccato, Garga. Ci farai perdere! Scoprirai quanto fa male questo costume! Provaci, Furia Rossa! Ti libererò io stesso da quella corazza! Guarda che lo fai! Inizio a sentirmi superfluo! Volete risolvere la questione tra voi, per caso? Dai, bella lì. Schiaccerò io quell'insetto. Dai, Rhino. Su, papà. Potremmo anche chiuderla qui, sai. Non lo direi a nessuno. E lasciare il tuo cranio intatto? Dov'è il divertimento? Rhino è stordito. Vai con la pioggia di pugni. Ok. La mia mascella ha già imparato la lezione. Grazie. Hai idea di come reagirebbe Octavius se scoprisse che tu hai fallito? Io ho fallito? Sì, tu, scimmione. Uno contro l'altro. Seguito un corso di poesia a Raft. Come terapia, intendo. La convivenza forzata potrebbe aiutarvi ad andare d'accordo. Ok, Yuri, ne abbiamo presi quattro. Restano solo Octavius e Lee. Qualcosa mi dice che non saranno prede facili. Ma loro sono solo una parte del problema. I casi di respiro del diavolo sono in crescita. E alla Oscorp non si sbilanciano sull'antidoto. Temo vogliano lucrarci. Non mi aspettavo altro dal nostro caro sindaco. Penso io al respiro del diavolo o sul caso una persona fidata. Ehi, Pete. Ho setacciato le banche dati cittadine, statali e federali. Se il laboratorio del respiro del diavolo esiste, non è registrato. Non resta che cercare nei documenti personali di Norman. Ho controllato il computer nel suo ufficio. Stai pensando all'attico? Edificio pullula di agenti della Sable. Se mi scoprissero, potrebbe andarci di mezzo qualcuno dei residenti. È vero, ma io potrei riuscire a passare inosservata. Entro, scopro l'ubicazione del laboratorio e tolgo il disturbo. In caso di problemi ti contatto. D'accordo. È rischioso, ma non abbiamo scelta. Aspetta che sia nei paraggi, prima di agire. Ricevuto. Io ho visto un costume nuovo sicuro, infatti, questo. Cazzo figo questo. Tu qua mi sa che è sempre di Miguel O'Hara. Sì, 2099.
uccello. Electro tenta di provocare un blackout. Vulture semina morte dall'alto. E Spider-Man li incita a combattere nel cuore della città, come un branco di letali ragazzini che scatenano caos e distruzione con i loro capricci. Spesso mi sento chiedere, perché i superpoteri finiscono sempre in mano ai criminali? Perché non a qualcuno come te, Jonah? Beh, anch'io ho pensato di ricorrere alla scienza per ottenere poteri sovrumani, sì, e proteggervi di persona. Ma dopo lunghe riflessioni ho deciso di evitare, perché il potere corrompe. Io sono un uomo del popolo, un autentico newyorkese, e voglio contare solo sulla forza del mio lavoro. Quindi vi aiuterò con le mie trasmissioni, il mio impero editoriale e le mie ricchezze. Dai, piantala, va. Devo agire in fretta, presto! No. Io ragazzi direi che c'è un paio di missioni così secondarie, e la missione primaria la facciamo domenica, che magari facciamo una pseudo maratona. Adesso poi vediamo un po'. La mappa è qua. Sì, dai, ci può stare, qua c'è. Allora, direi, andiamoci a prendere sto zaino. Progetti di costumi scartati. Non male, ma credo che il ragno bianco sia stata la scelta giusta. Ci sto. Incontrare. Oh, vabbè, un trucco. Oh, no. Comunque non ci mancano tantissimi zaini, ci mancano 10. Okay.
Ok. Fa male? Bene, ditelo ai vostri amici. Ah, raga, voglio farvi vedere una piccola chicca. Però mettiamo il costume di gioco normale. Che tipo... Tipo qua mi sembra. Ecco qua. Questa qua è una chicchetta, ragazzi. Ehi, zio Ben, mi manchi. Faccio il possibile per non deluderti. E forse di qua c'è anche quella del padre di Miles, una cosa del genere. Qua a qualche parte c'era anche quella del papà di Miles. Comunque, vabbè. Io dicevo che c'è il nostro deposito dei demoni. E poi ci rivediamo domenica. Colpito con non so come. Dopo l'elezione il sindaco Osborne ha promesso di rinunciare al controllo della Oscorp. Ma era la... Dormi bene? Ehi, questo tetto è occupato? La città è nostra ora. Ma io che... Ah, ok. Però mettiamo anche il costume che avevamo prima. Aperitivo archiviato. La festa vera è all'interno. Ok, andiamo dentro, dai. E tuffiamoci. MJ, sono la terza azienda. Pare che sia la giornata della maschera casual. Un ambiente di lavoro adatto a te, finché non inizierai a prenderli a calci? Sì, temo che le risorse umane non mi apprezzeranno. No. Forse possiamo potenziare qualche gadget. A parte che c'è ancora proprio da costruire questo. Vediamo se abbiamo tutti. No, ma
我们被入侵了，兄弟们，快来！ 刚刚那是什么鬼？有了，刚刚那是什么鬼？ 吧， 意思 che non volevi。 Meno male. Sicuro farete meglio dei fessi che ho appena usato per pulire il pavimento. Peter, questa azienda è registrata come importatrice di computer. Ah, non sapevo che i portatili avessero il lettore AK-47. Bello. Non per molto. Esigerò vendetta per Jeff Davis e per tutte le altre vittime del municipio. Amici, mi spiegate come fate a starnutire con la maschera? Anch'io ho questo problema. Con armati di frusta sono i più odiosi. Ancora due ragazzi, ancora due. Ah, non ce l'abbiamo fatta, peccato. MJ, qui ora non vola una mosca. Non ti sei lasciato prendere la mano, vero? Il loro gesto è stato ignobile, ma tu sei diverso. Ok. Ok ragazzuoli, io direi che ci vediamo domenica. Magari riusciamo a fare
uno streaming un po' più soft, diciamo, così come orario, magari facciamo pomeriggio. E niente, ci aggiorniamo poi. Bella regà, alla prossima.